Buongiornissimo a tutti, allora finalmente riaccomi ritornata con un nuovo video. In tutta la mia vita praticamente ho sempre, tra virgolette, un tempo lottato per questa cosa, ma adesso ne vado molto fiera. Quando a volte mi chiedete quanti anni ho, ebbene sì, forse non tutti mi conoscete da tanto tempo, comunque sia magari c'è qualcuno che si è imbattuto così per caso. Io ho 27 anni, sono nata il 9 giugno del 92, quindi quest'anno ho compiuto 27 anni. Probabilmente dimostro molti meno anni. Contate che io adesso sono struccata, quindi questo è il mio viso reale, insomma, senza filtri, senza niente. Quando ero piccolina io soffrivo tantissimo di questa cosa, nel senso che magari, che ne so, si usciva a bere con gli amici, quindi sei maggiorenne, puoi spaccare il mondo, ai tempi era così, ma non è. Questa cosa viene stroncata subito una volta che fate 18 anni. Sempre mi si veniva chiesto il documento, oppure mi è capitato di andare a una laurea. Erano entrati tutti tranne me perché pensavano che io avessi falsificato il documento, perché pensavano che io fossi minorenne. Ho sempre, tra virgolette, sofferto di questa cosa, ma devo dire che ormai sono 2 annetti di cui ne vado super fiera, perché tutti mi dicono: oh mio Dio, ma tu non dimostri 27 anni, sembri una ventenne, o comunque sembri una 19enne, sembra che tu abbia 15 anni. Forse 15 è un po' esagerato, però se voi vedeste veramente le mie foto di quando avevo 18 anni, probabilmente ne dimostravo 12. A prescindere ovviamente dal gene asiatico palese, nel senso che in generale gli asiatici, è vero, dimostrano molti meno anni di quelli che hanno. A prescindere dal fattore appunto genetico e dal gene asiatico che mi è stato donato da mammina e papino, come ho fatto insomma in tutti questi anni effettivamente comunque a mantenermi tra virgolette giovane? Sono qui appunto per parlarvi sia di skincare, hair care e body care, e citarvi qualche mio prodotto must have che ho sempre appunto utilizzato in tutta la mia vita, e anche magari qualche consiglio, qualche tip. Partendo appunto dalla skincare, penso che sia appunto una parte fondamentale di per sé della donna, ma questo non è da sottovalutare anche per gli uomini. Non vi dico che gli uomini debbano essere praticamente donnine, però se ogni tanto anche loro si levassero qualche punto nero, male non gli farebbe. Io sin da quando ero bambina ho sempre avuto problemi di acne, ho sempre avuto problemi di brufoli. Ai tempi portavo la frangetta, appunto ai tempi, nel 2011, quando caricavi i video, tante volte, per chi mi segue veramente da quando io ero bambina, diciamo bambinetta, ragazzina, utilizzavo anche proprio dei prodotti apposta per l'acne e i brufoli, almeno 2 volte all'anno, ma esclusivamente perché costava comunque farli. Andavo a fare la pulizia del viso. Per me è importantissimo pulirvi il viso almeno la sera, ok? Se vi truccate, se vi mettete 850.000 robe in faccia, ma anche banalmente se non vi truccate e uscite, tra lo smog, il sudore comunque che si accumula durante la giornata, creare comunque una propria routine e pulirsi perlomeno il viso ogni giorno, e soprattutto struccarsi, questo è un consiglio che vi do importantissimo. Mi strucco è perché sono proprio ubriaca marcia e non riesco neanche a struccarmi la sera, insomma, prima di andare a dormire, però tendenzialmente capita davvero raramente. Poi non lo so, io lo trovo anche molto piacevole, molto rilassante, sfrutto anche questo, quel momento della settimana per dedicarlo comunque sia a me, appunto una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, la maschera. Ne ho provate veramente di tutti i colori di maschere, partendo da quelle in tessuto, quelle in gel, quelle che si fanno a casa, che alla fine sono i migliori secondo me, quelle in crema, cioè credetemi, col fatto che comunque sia aziende in questi ultimi anni specialmente me ne hanno mandati di prodotti, ho avuto la possibilità di provarne. A mio parere la maschera migliore rimane sempre quella che io mi faccio a casa. Quando ho tempo mi prendo la mia ciotolina con un po' di argilla verde. Principalmente l'argilla verde o la prendete in erboristeria, oppure ci sono praticamente dei siti. Questa argilla verde per il viso purificante, e io ai tempi avevo fatto un corso di cosmesi dalla mia amica Bea, che anche lei ha un canale qui su YouTube, e io ormai sono anni che utilizzo praticamente la sua ricetta. Ammetto che a volte magari non ho tempo e a volte comunque mi ritrovo ad utilizzare maschere che sono già fatte, quindi tante maschere come per esempio quelle della Dr. Jart, alcune maschere di Pixi sono veramente ottime e ve le straconsiglio in generale come marchi, ve li cito insomma. Altro must have fondamentale per la mia skincare è il tonico. Io da anni utilizzo l'acqua di rose. L'acqua di rose, diciamo che davvero è un prodotto che io utilizzo da quando avevo tipo 12 anni, adesso ne 27.
quanti anni sono passati, ed è un prodotto che comunque si è sempre visto che utilizzava mia madre, e devo dire che il suo effetto lo fa. Io specialmente tante volte lo metto anche addirittura in frigor, prendo due dischetti e me li schiaffo sugli occhi, anche proprio per levare un po' le occhiaie, un po' il gonfiore. Quello penso che sia il mio must have per tutta la vita. Sono 2-3 annetti che praticamente utilizzo creme contorno occhi e siero per il viso. Ce ne sono di vari tipi. Io vi consiglio tantissimo la sera di utilizzarlo, il siero per il viso, e soprattutto per i contorno occhi. Il contorno occhi comunque sia è una zona che, se ci pensate, ad una certa già iniziano a venire le zampe di gallina. A me piace tantissimo comunque metterlo in generale, il contorno occhi, soprattutto perché magari ci sono periodi, esistono purtroppo periodi nella mia vita, ancora spero solo per un anno, in cui veramente dormo pochissimo, e in cui veramente mi sveglio la mattina, davvero vorrei praticamente che la mia faccia cadesse a terra e basta, perché ho praticamente paura di guardarmi allo specchio. Sono 2 mini consigli che io vi do per la sera: siero e contorno occhi. Altro consiglio che vi do è di non tralasciare mai la parte del collo. Purtroppo questa parte qui del collo è quella che non mente mai e effettivamente poi rivela la nostra verità, insomma. Per quanto riguarda invece i capelli, un consiglio che vi do, so che è difficilissimo e credetemi, ve lo dice una che fa fatica a mantenere questa specie di cosa che faccio, di cercare di non lavare praticamente i capelli ogni giorno. Quando li avevo addirittura ancora più corti, io li lavavo tendenzialmente un giorno sì, un giorno no. Adesso cerco di campare un po' di più. Piuttosto li lego, piuttosto faccio trecce, piuttosto faccio qualche acconciatura e cerco di lavarli, di resistere almeno un giorno in più o anche addirittura ogni 3 giorni. Tante volte magari anche solo il tempo, e quindi non ho manco il tempo di lavare i miei capelli. Un prodotto must have che ci deve essere assolutamente all'interno della mia routine per i capelli è la maschera. Contate che io, avendo appunto i capelli decolorati, sono sempre stati, soprattutto le punte, super secche. Ci sono tantissimi tipi di maschere, ne ho provate veramente tantissime, anche se a mio parere la maschera migliore in assoluto rimane quella di Fito. È una maschera che mi era stata inviata veramente un sacco di tempo fa e ancora adesso ce l'ho, ma perché c'è stato un periodo in cui non la utilizzavo, poi ho ripreso ad utilizzarla, poi però mi ero presa altre maschere, quindi alla fine avevo 850.000 prodotti aperti. Alla fine ho notato che era comunque ancora buona e adesso sto cercando di finirla. È ottima quella maschera e ve la super consiglio. Per colorarmi i capelli e appunto per averli comunque più scuri, più uniformi, utilizzo anche questa maschera della Biopoint, che anche quella ve la super consiglio, è anche stra economica, la si prende d'acqua e sapone. Devo dire che dopo l'applicazione di quella maschera comunque il capello è proprio più nutrito. Tra l'altro, mini tip che vi do è: meglio utilizzare a mio parere le maschere piuttosto che i balsami. Non lo so, il balsamo comunque sia, soprattutto se magari non ci sto attenta, non lo metto solo sulle punte, i capelli diventano super sporchi, super oleosi immediatamente, anche solo dopo un giorno, li vedo proprio più unti, anche soprattutto in queste parti qui. Invece col fatto di utilizzare la maschera, io la maschera la utilizzo prima dello shampoo, non so se sia giusto o meno, però mi sono sempre trovata meglio così. Una volta che utilizzo la maschera, utilizzo il mio shampoo, al massimo me lo rimetto la maschera proprio solo sulle punte e basta. Un altro consiglio che vi do è che, per esempio, adesso siamo nella fase autunnale quasi praticamente, comunque ci stiamo lasciando alle spalle l'estate. Io personalmente tendo a perdere tantissimi capelli, nonostante, lo so, ne abbia veramente pacchetto che potrei anche regalarmi i miei capelli praticamente, però soprattutto in questo periodo tendo tantissimissimissimissimissimissimo a perderli. Veramente, credetemi, ne perdo tantissimi, quindi comunque se io faccio a cicli, sono andata dal mio medico e mi ha consigliato, l'unica cosa che mi ha consigliato è stata questa, faccio a cicli praticamente il Bioscalin che si prende in farmacia. So che ce ne sono altri della Fito, però il Bioscalin a quanto pare è quello che, su di me ha più effetto. L'unica cosa negativa del Bioscalin è che appunto lo dovete fare a periodi, proprio perché inizia a crescervi una peluria assurda, le ciglia che appena le tirate ricrescono immediatamente. Invece per quanto riguarda la body care, allora, io sono una di quelle persone che appena esce dalla doccia non può non mettere qualcosa sul corpo. A meno che non sia estate, non ci siano 60-70 gradi, faccia caldissimo, ci sia umidità, ok. Però, tendenzialmente sono solita mettere comunque una crema. Sia quest'estate, nonostante il caldo, ho messo la crema. Prodotto super must have è l'olio di cocco. L'olio di cocco io lo prendo nei negozi asiatici perché costa meno, anche perché appunto, anche banalmente nelle Filippine, l'olio di cocco è l'olio che si utilizza principalmente
per cucinare. L'olio d'oliva, l'olio evo non esiste, quindi. E l'olio di cocco, a parte tutti i suoi 850.000 benefici che non so nemmeno qua da elencarveli, basta cercare su internet e cioè, potete trovare di tutto e di più. L'olio di cocco comunque, soprattutto d'inverno, a me idrata tantissimo la pelle, lo utilizzo anche su, per esempio, sui piedi, sui gomiti, vi consiglio tantissimo sia per i capelli che per il corpo, anche per il viso se volete, è l'olio della Nux che io ho preso quest'estate su Amazon, proprio perché mi era stato regalato un campioncino piccino. Dato che mi ci sono trovata così tanto bene, ho deciso appunto di riprendere un flacone più grande. Essendo un olio secco, rispetto per esempio all'olio di cocco, è molto più leggero e poi soprattutto non lascia così tanto unto. È favoloso e ve lo stra consiglio. E niente ragazze, quindi questo qui era il video della full body care, non lo so, non so neanche come chiamarlo. Comunque sia, ho voluto darvi sia qualche consiglio, citarvi qualche prodotto che a mio parere, proprio perché li uso magari da una vita o comunque li utilizzo da tantissimo tempo, mi sono sentita appunto di condividere. con voi. Spero insomma di essere stata utile e fatemelo sapere all'interno dei commenti se magari conoscevate già questi prodotti o se soprattutto magari conoscete dei prodotti che io ipoteticamente potrei non conoscere. Io vi mando tanti baci e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers!